avete praticamente perso un tempo, in quanto nel primo tempo di fatto non c'eravate. Ma sì, diciamo che comunque noi avevamo preparato la partita in un determinato modo con il nostro allenatore in settimana e va dato merito al Catanzaro, va dato merito a un gruppo di lavoro che si conosce da quasi da un anno a questa parte che sta lavorando in maniera decisa su determinati principi. Noi siamo un gruppo di lavoro nuovo per la totalità, quindi di conseguenza ci stiamo conoscendo il nostro allenatore, ci stiamo conoscendo a vicenda, quindi credo che comunque sia stata una gara abbastanza positiva nel secondo tempo, un po' meno nel primo tempo, ma eravamo coscienti della grande forza di una squadra che punta a militare nei primi posti della classifica. Forse eravamo un po' statici nel primo tempo, statici. Io mi piace di più dire e dare i meriti al Catanzaro, perché quando una squadra riesce ad esprimere un calcio del genere, credo che bisogna dare i meriti a loro. Un po' di demeriti magari ce li possiamo avere noi, ma tutti i meriti vanno a loro, perché giustamente l'occhio ha visto questo. Quindi grande merito al Catanzaro, grande merito a un gruppo di lavoro molto forte. E noi dobbiamo lavorare a testa bassa per cercare di arrivare il prima possibile a una condizione ottimale. Due cose. Sì. La prima, ciao. L'intervento su Kanté che ovviamente ha permesso poi di Teramo poter riaprire il discorso nel secondo tempo. Sì. Altro aspetto, dove può arrivare il Teramo che da molti è accreditata come una delle squadre più attrezzate? Sì, diciamo che nell'intervento su Kanté è stato... Poi dopo nel secondo tempo è stato di importante, perché comunque ci ha permesso, poi dopo abbiamo fatto gol, ci ha permesso comunque di essere un po' vivaci fino alla fine della partita. Poi dopo, come dicevo prima, noi siamo un gruppo di lavoro totalmente nuovo, che di ragazzi forti, di ragazzi che consapevoli delle proprie qualità, ma sicuramente con tanta voglia e tanto lavoro da fare, perché comunque... lo sanno tutti che quando un gruppo di lavoro è nuovo nella totalità dei ragazzi ci vuole un po' più di tempo per ingranare, e quindi dobbiamo continuare a lavorare con il nostro allenatore, con i principi che ci sta dando, e cercare di metterci in condizioni, metterci alla pari con tutte le grandi forze del campionato. Grazie mille.